Ora spostiamo la sorgente a B, portiamola da C1 più a destra, e quindi adesso la sorgente si trova tra C1 e F1. Soliti tre raggi di prima, e vediamo che l'immagine si forma oltre C2 e si forma ingrandita. Quindi se la sorgente è tra C, C1 e il fuoco, l'immagine è oltre C2 ed è più alta della sorgente. Questa situazione è la simmetrica di quella che abbiamo visto prima, cioè questa, quando la sorgente era oltre C1 e l'immagine si formava tra il fuoco e C2. Qui invece la sorgente è tra C1 e F1, tra C ed F, e l'immagine è oltre C2. Se noi continuiamo ad avvicinare la sorgente alla lente, in particolare la avviciniamo al fuoco F1, allora vedremo nel prossimo video che questa immagine si allontana sempre di più, diventa sempre più grande e tende a formarsi all'infinito, infinitamente grande.